tutti i maniaci del collezionismo e benvenuti in Film Maniaci TV! Oggi, a grande richiesta, andremo a recensire le Tartarughe Ninja NECA dal film Tartarughe Ninja alla riscossa del 1990. Andiamo subito a vedere le scatole. Qui davanti abbiamo il nostro Michelangelo e il nostro Raffaello, bellissimi. Ai lati abbiamo le loro foto e nel retro le varie pose dei nostri due personaggi. Poi abbiamo Donatello e Leonardo. Li vediamo qui bellissimi, ai lati sempre le loro foto e nel retro le varie pose. Ma non perdiamo altro tempo ed andiamo ad aprirli subito. Oh, ed eccoci qui con le nostre fantastiche Tartarughe Ninja fuori dalla scatola. Andiamo subito a vedere gli accessori. Partiamo da Michelangelo. Abbiamo due mani intercambiabili a pollice in su. Guardate che dettagli di NECA, è veramente assurdo. Poi abbiamo la bandana del retro intercambiabile. Guardate anche questa, che dettagli che ha, bellissima. Poi abbiamo le sue armi, ovvero i nunchaku, bellissimi. Guardate qui, si possono mettere come si vuole, che questo qui è modellabile, vedete, e sono fatte molto molto bene. Guardate anche qui, i dettagli sono assurdi. E poi per finire abbiamo la famosissima e amatissima pizza. Poi abbiamo Donatello, che ha due mani intercambiabili semi aperte, fatte benissimo anche queste qui. Poi abbiamo anche per lui la bandana intercambiabile e il famosissimo bastone, fantastico, è fatto benissimo, e anche lui aveva il pezzettino di pizza. Siamo agli accessori di Leo. Abbiamo due mani aperte, guardate i dettagli anche delle unghie, sono veramente eccezionali. Le due katane fantastiche, e come sapete io adoro le spade, quindi sono innamorato di queste cose qui. Anche per lui abbiamo il retro della bandana intercambiabile e il pezzettino di pizza. E per finire guardiamo gli accessori del nostro mitico Raff. Ha due mani intercambiabili semi aperte, la bandana anche per lui del retro intercambiabile e i due fantastici pugnali Sai, bellissimi. Anche per lui il pezzettino di pizza. Andiamo a vedere più nel dettaglio le nostre tartarughe. Partiamo da Mickey. Guardate il volto, che dettagli assurdi, veramente eccezionale, è identico a quello dal film. Qui abbiamo i coprigomiti in gomma morbida che si possono anche muovere, bellissimi. Qui abbiamo il cinturone un po' lasco per infilare i nunchaku ai lati. Nel retro abbiamo il guscio che, guardate, è super dettagliatissimo, veramente NECA si è superata con queste action figure. Guardate anche le venature nei polpacci, è veramente assurdo. Passiamo a Donatello, che anche lui è eccezionale, guardate che spettacolo, guardate tutti i dettagli della pelle, sono favolosi. E nel retro abbiamo queste due cordicine dove va infilato dentro il bastone, in questo modo qui, molto molto semplice. Passiamo al leader, ovvero Leonardo. Guardate che meraviglia, che cattiveria, favoloso. Dettagli eccezionali, guardate qui le venature delle braccia, sono assurdi. E qui nel retro abbiamo due porta katane che sono fantastici, guardate i dettagli, è una cosa clamorosa. Per finire abbiamo il più amato, ovvero Raffaello, è veramente eccezionale anche lui, guardate i dettagli della testa, è una cosa assurda. Nel cinturone i due buchi per infilare i due pugnali Sai, in questo modo qui, guardate che spettacolo. E nel retro ha sempre il guscio super dettagliatissimo. Passiamo alle articolazioni delle nostre tartarughe, ve ne mostro una perché comunque i corpi sono tutti uguali e vado a scegliere il mio preferito, ovvero Michelangelo. Il polso può andare giù, può andare su, può ruotare. Doppia articolazione qui al gomito che viene coperta dal coprigomito, quindi è una cosa bellissima. Il braccio può andare giù, può andare su, può andare avanti e può andare indietro benissimo, può ruotare anche 360. Le gambe si aprono perfettamente, guardate che meraviglia. Possono andare avanti, possono andare indietro benissimo, viene un po' bloccato qui dal guscio, ma estendendo un po' la gamba si apre perfettamente, guardate che meraviglia. Rotazione qui alla coscia, doppia articolazione qui al ginocchio che viene sempre coperta dal copriginocchio. Il piede può andare su, può andare giù, può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra magnificamente. Nessuna rotazione qui sotto al busto, e c'è solo una piccola rotazione
qui dentro, come potete vedere, che si può piegare leggermente in avanti in questo modo qui. La testa può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, può guardare in giù magnificamente e in su ancora meglio, e rotazione qui dietro della bandana. Passiamo all'altezza delle nostre tartarughe, che misurano tutte quante 16 cm spaccati. Poi, sempre per la linea Neckar, andiamo a paragonare Homelander Patriota e Starlight, che se vi siete persi il video della loro recensione ve lo lascio qui in alto a destra. Restando sempre in tema Neckar, andiamo a paragonare al fantastico Predator Jungle Hunter del primo film del 1987, che se vi siete persi il video della sua recensione ve la lascio qui in alto a destra. Poi li andiamo a paragonare a Batman e Superman Animated Series McFarlane Toys. Poi li andiamo a paragonare a Ryu e Ken Storm Collectible, che se vi siete persi il video delle loro recensioni ve li lascio qui in alto a destra. Poi, sempre per la linea Storm Collectible, andiamo a paragonare a Scorpion e Reptile, che se vi siete persi anche le loro recensioni ve le lascio sempre qui in alto a destra. E per finire, come sempre, li andiamo a paragonare al nostro immancabile Goku, Saiyan Rise on Earth e Sage Figurals. Passiamo ai voti delle nostre tartarughe ninja. Io sono rimasto a bocca aperta dalla qualità di queste figure, che sono assurde. Pagate 35 euro un action figure che è assurda, veramente eccezionale. Somiglianza è da 12, non da 10, la somiglianza, sono veramente assurde. L'unico difetto che si può trovare potrebbe essere la mancanza dell'articolazione al busto, ma secondo me non ha senso darla come una mancanza, perché è molto difficile fare l'articolazione a delle tartarughe. Quindi il mio voto è un 10 e lode, perché sono assurde, sono innamorato di queste action figure, sono eccezionali. I dettagli delle armi, del viso, della pelle è fenomenale, quindi c'è poco da dire, acquistatele subito prima che diventano rare, quindi super consigliatissime. Mentre il nostro mitico Michelangelo distribuisce la pizza ai suoi fratelli, concludiamo qui il nostro video. Vi ricordo di non spegnere subito il video, perché ci saranno una marea di foto nel finale. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram, che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un like, un commento se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Da Filmaniaci TV è tutto, vi lasciamo il video delle pose. Ciao ragazzi!